E sulle note di Vinicio Capossela, rieccoci a Libri Dentro, il nostro programma che, come ogni martedì, dedica un grande spazio a Constitution on Air, un laboratorio nato all'interno del carcere che ci porta in viaggio attraverso gli articoli delle costituzioni del mondo. Oggi con noi ci sarà Antigone, ma lascio la parola a Francesca Gentile, una volontaria del Poggeschi, che attualmente studia giurisprudenza a Bologna, ma da diversi anni si dedica anche al volontariato in carcere. Ascoltiamola. Constitution on Air, a cura dell'Associazione Poggeschi. Buongiorno a tutti. Nella puntata di oggi parleremo dell'articolo 13 della Costituzione, che recita: «La libertà personale è inviolabile, non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà». Questo diritto, tipico dei regimi democratici, ha un'origine antichissima, anglosassone. Nel diritto anglosassone si parla infatti di diritto all'habeas corpus, che in latino significa «che tu abbia il corpo». Si tratta di un'espressione utilizzata per indicare l'ordine di un giudice di portare un prigioniero al suo cospetto per verificare le sue condizioni ed evitare una detenzione ingiustificata. Origine antichissima, dicevo, perché questo diritto viene citato per la prima volta, pensate, nel 1215, in Inghilterra, dalla Magna Carta Libertatum, e poi viene riconosciuto dal Bill of Rights della gloriosa rivoluzione inglese di fine 600. Da quel momento è entrato a far parte di tutte le costituzioni liberali occidentali e in Italia è stato riconosciuto appunto dall'articolo 13. Questo articolo, il 13, apre la lunga parte della Costituzione italiana dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini. In modo particolare lo dobbiamo immaginare come la porta di accesso ai diritti che lo seguono, la libertà di domicilio, di circolazione, di riunione. Se la Costituzione negasse la libertà personale, automaticamente verrebbero meno anche questi altri diritti, come è stato nel regime fascista, per esempio. Proprio per la sua importanza, allora, la libertà personale è definita inviolabile. Il concetto di libertà personale risulta poi forse più chiaro se consideriamo il fatto che l'articolo 13 vieta ogni atto di costrizione, sia fisica sia morale, che causi un danno fisico o psicologico alla persona che lo subisce. Unico limite? La libertà altrui. Quindi una persona può essere privata della propria libertà personale, ma solo in specifiche situazioni come la commissione di reati puniti dalla legge e a seguito di un atto del giudice. Nonostante ciò, anche nei confronti di una persona che si trovi detenuta, la Costituzione intende punire ogni atto di violenza fisica e morale. Lo stesso diritto così importante lo ritroviamo in numerosissime altre costituzioni, per esempio quella dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, della Gambia, del Senegal, tutte le costituzioni europee e non solo. Questa puntata di Constitution on Air è Patrizio Gonnella, giurista, accademico e presidente nazionale dell'Associazione Antigone. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a voi. Dunque, appunto, dal 2005 lei è presidente di Antigone, quindi innanzitutto le chiedo se ci spiega chi è Antigone e quali sono le vostre principali attività. Allora, prima di tutto, Antigone è una tragedia di cui noi portiamo il nome tragico. Viene scelto questo nome perché è un po' quello che è il conflitto che esiste nella realtà e che noi vediamo tutti i giorni fra cosa? Fra la legge e la giustizia. Cioè non dobbiamo, e noi sappiamo che non dobbiamo mai, dare per scontato che ci sia una coincidenza fra ciò che è legge e ciò che è giusto, ciò che è scritto nella legge e ciò che è giusto. Bisogna avere chiaro che non ci deve essere questo totem della legalità. La legalità è assolutamente una precondizione, ma comprende anche, questo è il ruolo di Antigone, la critica della legalità. Cosa fa Antigone? Antigone sostanzialmente potremmo dividere la sua attività in tre grandi contenitori. Il primo contenitore è l'osservazione, il monitoraggio e quindi la narrazione di ciò che noi vediamo all'interno delle carceri, di ciò che noi sappiamo che accade all'interno delle carceri, non in questi giorni che non possiamo ovviamente andare in visita, ma ormai da lontano
1998 siamo autorizzati ad entrare negli istituti e quindi abbiamo i nostri rapporti annuali. Il secondo pezzo del lavoro è un lavoro invece di tipo legale giudiziario. Assicuriamo per chi ne ha bisogno informazione legale sui loro diritti, lo facciamo a distanza con il nostro difensore civico e anche direttamente con vari sportelli di informazione legale nelle carceri. Siamo operativi anche ai tempi del coronavirus, ci scrivono tante persone, abbiamo 60 nostri operatori, che fra volontari, esperti, studenti, che cercano di dare risposte a tutti, e ovviamente facciamo anche contenzioso. Il terzo pezzo del lavoro, altrettanto importante, lo definirei una macro area di advocacy per cercare di migliorare gli standard legislativi del paese, ma anche ricerca, studio anche a livello internazionale e divulgazione sui nostri temi. E com'è la situazione nelle carceri in questo complicato periodo? Beh, una domanda faticosa da rispondere, perché in realtà è un periodo che ormai ci trasciniamo da un mese e mezzo, abbondante, che ha vissuto tanti momenti diversi fra loro. Un primo momento, direi, che era a fine febbraio, inizi di marzo, i detenuti erano 61.200 in Italia a quel momento, per circa 47.000 posti letto regolamentari veri, e in quel momento sono iniziate le restrizioni determinate dalle politiche sacrosante da tutela della salute. Fra queste restrizioni, quelle dirette a comprimere il diritto di visita. E quindi tutto questo è stato spiegato tardi, forse spiegato male, ha prodotto quelle che probabilmente sono state le rivolte di inizio marzo. Rivolte di cui io stigmatizzo gli aspetti violenti, non ho proprio nessuna remora a stigmatizzare tutti gli aspetti violenti come abbiamo fatto allora, e che ovviamente però vanno capite in quel contesto. Ci sono stati morti, quei 12-13 morti che pesano ovviamente tantissimo, e questa è stata la prima fase. Una seconda fase è stata quella in cui l'amministrazione penitenziaria ha iniziato a compensare, fortunatamente, il diritto alla visita negato con succedanei di comunicazione, tipo quella che stiamo avendo noi. Progressivamente si andava verso una fase in cui bisognava evitare che il contagio esplodesse all'interno delle carceri, perché altrimenti le carceri rischiavano e ancora rischiano di fare la fine delle RSA, delle residenze per anziani, tenendo conto che non si potrà mai chiudere un carcere totalmente all'esterno, quantomeno perché ci sono i poliziotti che tutti i giorni vanno dentro. E questo, richiedeva, e secondo noi non è stato fatto come bisognava, una politica di deflazione, di riduzione dei numeri, molto incisiva, senza paure. E siamo oggi, quindi i dati sono proprio di oggi, a 54.500 detenuti, contro i 61.200 della partenza. 2.200 sono usciti per le norme nuove presenti nel Cura Italia, cioè detenzione domiciliare e braccialetto elettronico. Un altro 2.000 circa sono usciti perché in realtà potevano già uscire prima, quindi è stata semplicemente una sburocratizzazione del lavoro della magistratura, e poi ci stanno gli altri 2.500 circa che non sono entrati, cioè nel senso sono i nuovi non ingressi. L'articolo 13 della Costituzione italiana stabilisce che la libertà personale è inviolabile e che non è ammessa alcuna forma di detenzione fuori da ciò che la legge stessa detta, e su questo aspetto chiederei appunto la traduzione di Ignazio di questa parte dell'articolo. Cosa fare per evitare che l'ultima soluzione, quindi il carcere appunto, che nel linguaggio giuridico si dice anche l'estrema ratio, sia invece di fatto la regola del trattamento di chi ha infranto la legge? Possiamo dire allora per la traduzione in arabo dell'articolo 13, lo leggiamo così: l'ilhurriya ash-shakhsiyya hurma la tuntahaku. La yajuzu ay shakl min al-i'tiqal aw tahri aw taftish ash-shakhsi wa la ay taqid akhar lil-hurriya ash-shakhsiyya illa bi mujib amrin mu'allal sadir an as-sulutat al-qada'iyya wa dhalika wifqan lil-ahwali was-siyagh allati yanussu alayhi al-qanun fa hasab. Allora, prima di tutto, questa prima parte è una parte di garanzia.
cosa significa? È un limite all'esercizio del potere di punire lo Stato, che non lo può fare arbitrariamente come gli pare, quando gli pare. Devono esserci dei limiti, delle garanzie, e prima fra tutte quella per cui non ci può essere una privazione della libertà senza un provvedimento giurisdizionalizzato, cioè non puoi subire una privazione della libertà arbitrariamente. Pensiamo a quello che è accaduto per esempio a Guantanamo. Guantanamo dopo il 2001, quando c'è stata la tragedia dell'attentato alle Torri Gemelle, e la reazione degli Stati Uniti, che hanno aperto questa sorta di prigione a cielo aperto nei mari di Cuba, Guantanamo, dove era una detenzione arbitraria, era violato palesemente questo, diciamo, è chiaro che non vale per gli Stati Uniti, ma anche loro c'hanno una norma analoga che hanno violato palesemente, cioè quella per cui non si può prendere una persona, tenerla in carcere a vita senza spiegare il perché, senza dargli la possibilità di difendersi davanti ad un giudice, cioè è una forma di detenzione arbitraria. Ecco, tutto ciò ci protegge, questo articolo 13 primo comma, dalla detenzione arbitraria, e ci protegge fino a un certo punto. Non ci è riuscito per esempio a proteggere di fronte alle nuove forme della prigionia e dell'internamento. Pensiamo per esempio ai migranti nei centri in via di espulsione. Lì c'è un provvedimento giurisdizionale che giustifica la detenzione di queste persone? Sì e no. Sì e no, perché sì, è vero, c'è la convalida del giudice di pace, ma molte volte i migranti sono lì per lunghi periodi. Pensiamo in questo momento, ce ne sono ancora circa 350 nei centri di permanenza. Questi 350 migranti oggi stanno nei centri di permanenza per stranieri in via di espulsione, ma un'espulsione che con le restrizioni del Covid dei viaggi, non ci sono neanche voli, non vola nessuno, figuriamoci se si volano i migranti per farli tornare in Africa. Quindi è una forma che un po' viola quel 13 primo comma della Costituzione.